Gabriele Dotti, in arte Francesco Sole, è uno youtuber ed attore. 21enne, nato a Modena, studente di economia con la grande passione per il montaggio e una grossa dose di creatività, è venuto alla ribalta nel 2013, diventando una vera stella del web. Dopo aver aperto il suo canale YouTube, in soli 4 mesi ha raggiunto la cifra record di oltre 47.000 iscritti e la sua popolarità è in continua ascesa. Infatti, ad oggi, il numero degli iscritti è arrivato ad oltre 186.000 e le visualizzazioni oltre 6 milioni. Dopo Frank Matana e Witwoods, è forse il personaggio che attualmente ha più successo in Italia. Nonostante il fatto che una parte della critica affermi che il suo successo sia frutto di raccomandazioni, osservando i suoi video si può notare che il format, ovvero il tipo di video che propone, è studiato nei minimi particolari e che il montaggio dei video è fatto molto bene. I suoi video hanno conquistato il web grazie alla grande abilità nel raccontare storie di vita quotidiana dei giovani, attraverso una chiave che si basa su un linguaggio attuale e moderno. La sua scalata al successo, che l'ha portato anche ad essere il volto degli spot di Mediaset Premium, è iniziata con il video Come prendere bei voti senza studiare. In questo video, lo youtuber si rivolge a tutti gli studenti, chiedendo loro se qualcuno sa come aiutare a prendere bei voti senza studiare, quelli che, come lui, trovano milioni di cose da fare pur di non studiare. Dopo quel video la sua popolarità ha continuato a crescere. Francesco Sole ha caricato video nei quali affronta i problemi di tutti gli adolescenti di oggi. Il suo più grande successo, infatti, è arrivato con il video L'amore ai tempi di WhatsApp, nel quale descrive i turbamenti che prova la visualizzazione e l'essere online delle altre persone, ma non ricevere alcuna risposta. Questo video si conclude con una frase che per gli adolescenti è diventata un must: in amore vince chi è online su WhatsApp ma non risponde. Ogni suo video tratta gli argomenti del momento nel mondo dei giovani, come Instagram nella vita reale, scusa ma ti metto mi piace, si selfie chi può e la vita ai tempi dell'iPhone.